In un auditorium stracolmo, prima del concerto, Filippo Tella ha presentato l'evento chiamando al microfono il festeggiato maestro Ianna Morelli. Rivolgo un grandissimo ringraziamento alla direzione della Camerata Musicale che ha organizzato questa serata in mio onore. In verità pensavo che dopo 35 anni che ho lasciato le mie attività musicali di essere ormai passato, usando un termine attuale, alla rottamazione e quindi di trovarmi nel dimenticatoio. Naturalmente tutto questo, che non mi aspettavo, mi ha colto di sorpresa, per cui la soddisfazione è stata molto più grande di tutto il passato della mia carriera nel campo della musica. Ma il ringraziamento che dobbiamo al dottor Tella, non solo io, ma tutti i cittadini sulmonesi, è di ben altro merito. È stato insieme ad altri, compreso l'avvocato Vincenzo Maci, fondatore della Camerata Musicale di Sulmona. L'idea dell'evento nasce da un gruppo di suoi allievi, tutti musicisti dottoni, i quali hanno eseguito, in onore del maestro, pagine suggestive che spaziano dalle musiche rinascimentali alle straordinarie composizioni di colonne sonore di Ennio Morricone. L'ensemble Ottoli d'Autore è nato nel 1994 per opera del maestro Francesco Del Monte in collaborazione col maestro Mauro Verdozzi. Del Monte, sulmonese, è direttore e prima tromba. Ha presentato con poche parole ma con grande competenza i brani che il gruppo andava ad eseguire. Il programma è partito dalla musica del Rinascimento. Bravissimi i musicisti, hanno coinvolto il pubblico scendendo fra le poltrone, così proprio vicino a contatto con gli spettatori. Molta emozione tra il pubblico quando il gruppo ha eseguito alcune musiche del grande Gershwin. Ed infine Ennio Morricone. Il pubblico si è scatenato chiedendo ripetutamente il bis.